Rieccoci per il secondo tempo di Paspa Pesaro contro l'Accademia Federale in questo ultimo test match prestagionale. Un primo tempo che si è chiuso sullo 0-0, ritmi molto alti, ma nessuna delle due squadre è riuscita ad andare in meta. Ecco, Pesaro che riapre subito con una disattenzione, purtroppo forse il terzo calcio alto che Pesaro non riesce a prendere. E da cui si fa sorprendere. Tanto girando la di cambi per Pesaro, abbiamo cambiato due in prima linea, sono entrati San Giorgio e Galdelli, ed è entrato Villarosa in terza linea, capitano della squadra. Sicuramente una mischia un po' più leggera, vediamo come risponderà alla mischia dell'Accademia. Adesso è l'Accademia subito nei 22 di Pesaro, ripartita da una touche persa malamente dai pesaresi. Bellissimo placcaggio intanto e soprattutto è entrato con il numero 33 a mediano nell'Accademia Ratko Jelic. Abbiamo visto subito ripartire da una rack e lui a dettare i ritmi del gioco adesso dell'Accademia. Palla a largo, bel placcaggio di Pesaro che tiene alto il diretto avversario. Adesso a sfondare il giocatore dell'Accademia. Niente meta per l'Accademia, ci aveva provato alla bandierina. Si torna su un precedente vantaggio, quindi rimarrà possesso Accademia, un vantaggio all'altezza dei 5 metri. Mischia! Mischia! Vediamo come decide di ripartire adesso l'Accademia. Dalla tribuna gli suggeriscono di ripartire con la mischia ed è quello che alla fine effettivamente fa la squadra federale. Subito la prova le due nuove prime linee del Pesaro Rugby. Esatto, Galdelli a sinistra, San Giorgi al centro e Tripodo rimane il puntello a destra per la Paspa Pesaro Rugby. Vediamo adesso un attimo Willy Colofai a terra. Galdelli per lo pilone di non molto peso ma di grande qualità tecnica e di grande esperienza. San Giorgio aveva iniziato invece la stagione con il Reggio Emilia in eccellenza, poi la scelta di venire a giocare qua con anche il non semplice compito di sostituire Rossano Fagnani che ha fatto bene nelle due ultime stagioni con la maglia della Pesaro Rugby. Buonissimi potenziali per questo ragazzo che dovrà sicuramente migliorare un pochino il lancio in touch, ma ha grandi potenzialità in mischia chiusa e ottimo nel gioco aperto. Sì, sicuramente è un giocatore in più quando la palla va all'aperto ed ecco la mischia pesarese, incredibile che nonostante quei chili in meno appunto riesce ad avanzare. Ottimo il calcio di Joubert, tanti metri per la Paspa Pesaro Rugby conquistati. Bellissimo calcio di Joubert, un guadagno territoriale importante ma soprattutto una buonissima mischia pesarese e ai chili abbiamo soffrito con esperienza e molta tecnica. L'Accademia pensava di avere il gioco sicuramente più semplice contro la mischia pesarese, visti forse i cambi, così non è stato. Vediamo adesso San Giorgi al lancio, ma San Giorgi è fuori. Ah no, scusate, il lancio è dell'Accademia, giustamente San Giorgi è schierato fuori, vediamo se Pesaro riuscirà a contrastarla. Touche ridotta per l'Accademia Federale a 5 uomini. Bravissimo Venturini che però non riesce a raggiungere, c'era San Giorgio in fuorigioco, l'arbitro non l'ha visto, bene così. È un'Accademia che cerca di sfruttare al meglio le gambe di Trulla. Effettivamente ottimo potenziale nello stretto
assolutamente. Una gran rapidità, una bella potenza. Coratko che fa ripartire il gioco. Bravissimo Mokom, grandissimo intercetto per il centro pesarese. Galdelli non riesce a raggiungere globale, ma è molto bravo subito a placare l'avversario diretto. Ora riprende l'Accademia. Mantenere possessi, soprattutto su queste palle di recupero. Un riciclo forzato ce l'ha fatto riperdere. Nardini, ottima ricezione, può contrattaccare. Va sul lato sinistro del campo, segue la palla, purtroppo viene contrastato, l'arbitro non fischia nulla e quindi è l'Accademia a questo punto che prova a ripartire. Le gambe del giocatore dell'Accademia mulinano, vediamo se Pesaro riesce a contrastare ancora. E alla fine in avanti dell'Accademia, due fasi molto concitate, per fortuna di Pesaro. Si è concluso con un in avanti dell'Accademia e quindi si riprenderà con una mischia a favore dei giallorossi. Questo contrattacco non portato benissimo dal nostro estremo, poteva secondo me usare di più le sue gambe, ottime qualità nella corsa e un po' meno nelle doti del calcio, quindi probabilmente avrebbe dovuto attaccare di più palla in mano, formare un punto di incontro nella loro metà campo e poi da lì ricostruire il gioco. Sì, forse è una Pesaro Rugby che deve provare a tenere un po' di più la palla in mano. Sì, sappiamo che con certezza quando abbiamo la palla in mano noi, l'altra squadra non può fare niente, perlomeno non può segnare. Di conseguenza, quando specialmente siamo nella loro metà campo, è importante avere il possesso e non perderlo banalmente. Quindi magari qualche riciclo forzato da evitare. È un po' più di possesso da mantenere, si può costruire molto più gioco e è sicuramente più efficace. Si riprende con la mischia pesarese, l'introduzione Matteo Fulvio Ugolini, forse l'unico che sarà costretto a giocare gli 80 minuti dell'intera partita. Adesso è l'Accademia a portare via la mischia pesarese, ma è bravo Pesaro a mantenere l'ovale e a mantenere il possesso. Calcio di allontanamento di Willy, la palla rimane in campo, quindi Pesaro dovrà stare attento a organizzarsi al meglio in difesa per non farsi sorprendere al largo. Mokom prova a recuperare e adesso è Salvi a placare al meglio Battista e a portarlo fuori. Davvero un bel placaggio di Salvi che permette a Pesaro di ripartire palla in mano con una touche. Dobbiamo stare attenti a questi contrattacchi, la linea di difesa deve salire un po' meglio. Eravamo in inferiorità numerica, abbiamo chiuso bene, però sarebbe importante provare a prenderli un po' più in alto all'altezza della metà campo, visto che con il calcio arriviamo più o meno lì. Intanto c'è stato un altro cambio, rientra in prima linea per la Paspa Pesaro Rugby McCann ed esce Tripodo. Per il giovane Tripodo direi minuti di grande qualità comunque, in prima linea non è mai facile, soprattutto per un giovane, un ragazzo della sua età, ed è riuscito effettivamente a dire la sua lì davanti, forse perché fra l'altro oggi ha proprio dei pari età di fronte a sé. Adesso purtroppo... Però fino adesso è sempre una buona prova, in mischia chiusa nei match disputati in precedenza, quindi sicuramente nelle sue corde, un ragazzo che ancora ha grandi margini di miglioramento, il peso non manca, la struttura fisica non gli manca e speriamo possa crescere ancora. E purtroppo invece non è stato corretto il lancio di San Giorgi, un lancio storto e quindi Pesaro purtroppo ha perso palle, riparte l'Accademia con una touche, da qui una rolling ball, vediamo che sta avanzando, Pesaro si deve riorganizzare in fretta per contrastarla, sta effettivamente facendo fatica e l'Accademia in questo momento ad avanzare, forse in maniera un po' scomposta, no? L'Accademia rimane in piedi, quindi è Pesaro che deve riuscire a fermarla, ci riesce in qualche maniera e soprattutto c'è turnover e quindi la palla va... difesa di San Giorgi che si intrufola dentro la mole avversaria contestando il possesso della palla, ricordiamo che quando una mole cade
cade, va per terra, il pallone è ingiocabile, il possesso cambia di proprietà, quindi Pesaro Rugby che così conquista il possesso di palla con una mischia a favore. Davvero segnali positivi queste maul fermate da Pesaro, speriamo che possano essere di buon auspicio poi per il proseguo del campionato. Intanto arbitro che cerca di cambiare, di calmare gli animi che si stavano scaldando. E adesso per McCann compito differente da quello del primo tempo, perché è passato a destra, un pilone che può dire la sua in entrambi i ruoli, sicuramente nasce come sinistro, ma è un uomo completo di prima linea perché ha giocato anche talloner ed è un giocatore che all'occorrenza potrebbe fare anche il flanker. E dopo 2 anni fa, quando aveva conquistato con la Pesaro Rugby la prima storica Serie A, aveva scelto di vivere 2 stagioni in Romagna, Forlì, in C1, forse rivedendo quelli che erano i suoi obiettivi stessi di vita, e poi invece quest'estate ha scelto di tornare a Pesaro per provare a ridire la sua in questa Serie A che visse già da protagonista a Badia. Da protagonista, anche a Romagna, credo. Esatto, anche a Romagna, ma davvero protagonista, visto che il Badia lo elesse addirittura a capitano. È un giocatore di indiscusse qualità lì davanti. Un giocatore indiscusse di qualità fisiche e anche indiscusse qualità tecniche, per questo che può coprire più ruoli. Un giocatore che può giocare a sinistra perché è un pilone tecnico, ma che può giocare anche a destra perché la struttura fisica gli permette di poter giocare anche nella parte destra della mischia. Ora Pesaro ha riallontanato il gioco, si riprende con una touche per l'Accademia. Ancora touche ridotta. Una giornata in cui nessuna delle due touche è riuscita a rubare palla alla touche avversaria, probabilmente stanno prendendo ancora ognuna le misure proprio con la propria di touche. Adesso molto bravo il giocatore dell'Accademia andare a contatto e a stendere il diretto avversario. Un'Accademia che prova ad accelerare, adesso è Mokoma a mancare il placcaggio, motivo per cui l'Accademia se ne va sull'out di destra e questa volta trova la prima meta della partita. E Pesaro non è riuscita ad arginare. Un'uscita di linea errata. Mokoma voleva andare a prendere il giocatore sul passaggio con la palla in mano, ma è andato a vuoto, di conseguenza si è creato un buco che l'Accademia ha attaccato molto bene. Purtroppo quando si crea un buco a largo così vicino alla meta, poi effettivamente è difficile da arginare l'attacco avversario a meno che di loro possibili errori. E quindi è una Pesaro Rugby che a questo punto si trova sotto 5-0, vediamo se l'Accademia riuscirà anche a trasformare la segnatura. È comunque una Pesaro Rugby che sin qui ha fatto decisamente bene, soprattutto in fase difensiva. Ora sì, speriamo di poterla vedere. Come sempre. Fino adesso siamo sempre stati un pochino graziati dagli errori commessi, questo è stato un po' troppo evidente e ci hanno punito. Di contro forse un'Accademia che di errori comunque ne ha commessi pochi, soprattutto in fase difensiva. Ne ha commessi molti in fase offensiva. Assolutamente. Niente calcio di trasformazione per l'Accademia, quindi il risultato che rimane sul 5-0 appunto per la una squadra. Una Pesaro che dovrà sicuramente cercare di limitare questi errori, soprattutto a livello disciplinare, una Pesaro che dovrà cercare di non commettere falli, di essere comunque presente sull'impatto fisico, perché abbiamo visto che come diamo un po' di metri di avanzamento a questa squadra che ha grandi capacità atletiche, come gli permettiamo di alzare il ritmo di gioco, ci fanno male. Ecco Pesaro che riparte, riconquista subito un bel pallone, su! Palla per Willy Colofai che fa subito sentire i suoi chili, su! Andando a contatto, su! Palla per Gilbert, subito imbragato da 3 avversari, ed ecco veloce, c'è una grande superiorità numerica per la Pesaro Rugby sulla sinistra. Purtroppo non è riuscito a sfruttarla subito, quindi ecco Carlo Villarosa a contatto, subisce Venturini a contatto, subisce un placcaggio di Baltare, un duro placcaggio, ed ecco subito McCann che riparte veloce, che mette un buon ritmo di gioco.
dobbiamo cercare di innalzare questo ritmo e di tenere l'asticella un po' più alta, senza perdere questi possessi banalmente. Sì, questo è un pallone davvero gettato al vento con l'Accademia che può ripartire, bravo Mocom, e adesso Pesaro che riesce a portare fuori l'Accademia e quindi può ripartire con una touche. Animi che si scaldano, subito i giocatori si sono fermati e hanno capito che non c'è, hanno solo da perdere per quello che stanno facendo. Adesso vediamo intanto San Giorgi dolorante a terra, forse un come ginocchio prima, che non prima possessi di palla persi un po' troppo facilmente. Benissimo, speriamo che non sia nulla per lui. Dobbiamo cercare di tenere più possessi e di avere un po' più di qualità nelle fasi offensive. Abbiamo dimostrato che la difesa funziona, ma dobbiamo anche dimostrare che l'attacco può fare male, soprattutto con il possesso di palla. Vediamo San Giorgi ancora a terra, scuoteva la testa, speriamo davvero che non sia nulla per lui. Eccolo, no, in piedi. Bene così, bene così. Purtroppo un po' troppa foga prima nell'azione precedente. Una volta placcati, tanto vale andare col pallone a terra, aspettare il sostegno dei compagni senza cercare offload praticamente impossibili. E comunque, a guardare il bicchiere mezzo pieno, anche tanta voglia di giocare da parte dei pesaresi e di provare a dire la loro. Dai Ruggi, andiamo Orgeri! Ora touche per Pesaro. Rivediamo San Giorgi al lancio. Mauri, stai con Ruggeri. Tu scompleta per il Pesaro. Primo blocco. Willy porta la palla a terra, si forma la maul. Vediamo che Willy... Una buonissima difesa dell'Accademia. Esatto, Pesaro comunque riorganizza la sua maul. Palla a terra, bisognerà ripartire da lì. Vediamo Fulvi che guida i suoi, però pick and go per il Pesaro Rugby, pallone sporcato da un ottimo contrarack dell'Accademia Federale. Pesaro che prova a muovere la palla, buona finta di Joubert che è offload forzato un'altra volta, si perde possesso e si torna a mischia per l'Accademia. Tante energie spese da una paspa, è davvero poco quello che riesce a raccogliere. Intanto esce Colofai, entra Sanchioni, una bandiera di questa squadra. Ecco Sanchioni che va a posizionarsi in seconda linea al fianco di Davide Venturini. Diminuiscono i chili, in parte anche l'esperienza, anche se Sanchioni dalla sua ha davvero tanti anni di reggae nelle gambe. Un giocatore duttile che può giocare a seconda e terza linea. Purtroppo un fallo, le mischie che collassano, si riprende con un calcio di punizione per l'Accademia. Garbo! Bel calcio. Subito, subito, veloce! Bel calcio di Garbisi. Vediamo l'Accademia che organizza la sua touche. Veloce Zambo! Tra l'altro giornata bellissima, soleggiata d'autunno, proprio il clima ideale per seguire dal vivo una partita di rugby. Ecco l'Accademia che riparte, ottima touche. Al centro, fra l'altro, ricordiamo che l'Accademia è una squadra davvero giovanissima, perché è formata principalmente da giocatori del 2000, quindi i più giovani, perché poi l'altra annata di cui sono presenti sono quasi tutti 99, però per lo più sono giocatori appunto del 2000. Ora vediamo Pesaro brava a chiudere sul lato di sinistra, avanti ora del pallone recuperato, avanti del bravo San Giorgi a fare l'offload e a ripartire. Ecco Del Bianco a metà campo ora che contrattacca, buono sostegno, Fulvi a portare fuori la palla, calcetto a scavalcare, vediamo Pesaro che riparte, ma non ci si può appoggiare e spingere a due mani, bisogna placare in maniera convinta il diretto
avversario e quindi è l'Accademia questa volta a ripartire. Però come prima possesso perso un'altra volta per il Pesaro, dobbiamo ed cercare ecco di non perdere questi Jelic possessi di palle e mantenerli. A ripartire Pesaro che ferma l'attacco dell'Accademia che continua comunque a pestare sui piedi, a macinare metri. Grande lavoro delle terze linee pesaresi che fermano subito il gioco dell'Accademia. Sostegno, sostegno! Bel placcaggio dei due centri. Vicino! Bravo Antonelli a mettere a terra il giocatore. Posizione giusta, il giocatore che va a terra non può rialzarsi senza lasciare il pallone a terra e di conseguenza è una punizione a favore. È una Pesaro Rugby che sta davvero ben figurando in difesa, sta dando tutto, adesso forse è Mokoma ad avere bisogno del dottore per una botta alla mano. Probabilmente un dito. Tanto gioco e tempo fermo. Un giocatore a terra anche dell'Accademia. Andrei, prendi lo zaino, è la felpa. Abbiamo visto in questo secondo tempo entrare in campo anche il capitano Carlo Villarosa, per lui una stagione in cui torna a giocare nel ruolo che predilige, quindi terza linea dopo una stagione sofferta sicuramente, ma di grande aiuto alla squadra l'anno scorso nel ruolo di centro, il ruolo in cui aveva svolto lui tutte le giovanili. Sicuramente dovrà riprendere un po'. Purtroppo esce. Abbraccia la tasca grande, quella grande. 26. Il numero 26 Ruggeri dell'Accademia. La zip sta sull'acqua, quella davanti. Là. Spero per lui non sia niente di grave. E quindi vi ricordiamo che da quest'anno potrete rivedere tutte le partite della PASPA Pesaro Rugby in differita su Rossini TV, canale 633 del digitale terrestre. Possibilità di vedere sia quelle in casa che quelle in trasferta. Ci stiamo organizzando appunto per riuscire a dare la copertura più ampia possibile. Il mercoledì sera alle 21.30 su Rossini TV, canale 633. Un cambio nelle file del Pesaro, esce il centro Mocom, entra il giovane centro Coppari, ragazzo del prodotto del vivaio giovanile del Pesaro. Tu rimani al tuo posto. È originario di Senigallia, classe 99. Vieni la Steolo. Immaginiamo anche l'emozione di Alessio Coppari entrare e giocare contro una squadra di suoi pari età, sicuramente però che hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova con un alto livello e seguire un percorso di formazione decisamente differente. Ragazzo dalle ottime qualità fisiche. Per lui sicuramente non semplice il compito di sostituire in questo frangente Mokom, che è uscito per un colpo alla mano, speriamo che non sia successo nulla per lui. Intanto ovviamente serviva una palla, ne inviamo due e quindi comunque si ripartirà. Teolo, occhio lì! Si riparte con una touche in favore del Pesaro. Anticipa già la metà campo dell'Accademia, poco fuori dalla linea dei 22. Adesso, vieni avanti Teolo, lì! San Giorgi al lancio, ultimo blocco, presa benissimo dal capitano Villarosa, vediamo che Pesaro prova a formare una maul, molto importante nella maul anche il ruolo di Willy Colofai, adesso assente, salta al primo centro Jobert, sventagliata a sinistra, Nardini che si inserisce, lo tengo alto, almeno benissimo dalla difesa dell'Accademia, in questo momento però è ancora avanzante, vediamo se... Pallone che deve uscire. Punizione a favore del Pesaro per un placcaggio alto, credo, un braccio intorno al collo.
molto bravo però Nardini a inserirsi in questa occasione e a mantenere vivo il pallone facendo tanti metri in avanti. Adesso punizione per Pesaro che probabilmente andrà a battere una touche sui 5 metri. La Mol pesarese che fatica ad avanzare con un'ottima difesa dell'Accademia Federale, una difesa che attende a terra il portatore di palle che appena tocca, che come tocca per terra cerca di portare via tutto quello che può. Abbiamo visto che ha sempre avuto una gran efficacia. E adesso è importantissimo non sbagliare questa touche per poi giocare, siamo a pochi metri dalla linea di meta e provare ad andare a pareggiare questa partita. Ottimo lancio, ottima presa e Pesaro che prova a ricostruire la sua Mol. Vantaggio a favore di Pesaro perché la Mol viene fatta crollare, si può dire illegalmente, dall'Accademia ecco Federale. Che prova a ripartire, viene rispedito al mittente, si continua a giocare, Sanchioni questa volta di Sanchioni. Che prova a sfondare, messo a terra. Allora palla a largo per Gioberto, calcetto a seguire, stupendo. Purtroppo non riesce a schiacciare, però c'era il vantaggio, quindi si ripartirà palla Pesaro sui 5 metri. Davvero interessante questa idea e questa intuizione che ha provato a perseguire il giocatore sudafricano della Pesaro Rugby in forza dall'anno scorso con la maglia giallorossa. Pesaro decide di ripartire da una touche sui 5 metri. San Giorgio al lancio, secondo blocco, palla ancora a terra. È una Paspa che prova a spingere con la Mol, vediamo, avanza sulla sinistra, sembra faticare a trovare lo spazio. Ottima difesa su questo rolling Mol dell'Accademia. È una Paspa che adesso piano piano avanza, palla a terra, possibilità di provare che a fare male per i nostri tre quarti. Per Coppari, bravo Coppari, bravo Coppari a spingere sulle gambe, a fare tanti metri. Ritmo di gioco che San viene Giorgi, ottimo, ottimo nello sfondare ed ecco la meta di San Giorgi. Davvero bravo San Giorgi a crederci fino alla fine e ad allungare quel braccio, quel tanto che basta per schiacciare l'ovale in meta. Ed ora pareggio per la Paspa Pesaro Rugby contro l'Accademia, 5 pari e adesso palla nei piedi di Gioberto che dovrà tentare la trasformazione. Una buona azione del nostro centro Coppari che mette in mostra le sue doti fisiche, un buon avanzamento, un ragazzo duro. Assolutamente sì, dal giocatore che forse meno ti aspetti possa fare un avanzamento di quel tipo, invece eccolo Coppari che avanza di almeno 5 metri per poi mettere la palla a disposizione, una bella apertura per San Giorgi che si insinua nella difesa dell'Accademia per poi schiacciare. E c'è anche la trasformazione, quindi è Pesaro a portarsi inaspettatamente in vantaggio per 7-5. Però effettivamente era una Pesaro che da un po' macinava ed era nella metà campo avversaria, quindi anche il giusto premio per la tenacia e la grande voglia di fare bene in quest'ultimo test match di precampionato. Siamo circa attorno al trentesimo. Diamo una pausa acqua. Come prima allora, l'arbitro preferisce darla verso il trentesimo e non verso il ventesimo. Comunque è una partita in cui tutti i giocatori hanno dato davvero tanto.
una pausa acqua per infiammare poi gli ultimi 10 minuti della partita. Sì, perché credo proprio che l'Accademia non ci starà a perdere. Accademia che sin qui, a differenza di Pesaro, che ha già fatto 3 test match, ne ha giocato soltanto uno contro il Badia, ha vinto 31-10. Quindi è un'Accademia sicuramente ancora in fase di rodaggio, forse Pesaro è più avanti nella preparazione, d'altronde la volontà e quello che ha detto Mazzucato da inizio anno, la volontà è quella di partire subito forte in questo campionato per cercare di mettere subito punti in cascina. Si riprende con un calcio d'inizio dell'Accademia da metà campo. Una partita davvero piacevole comunque, al di là del fatto che non sia una partita ricca di meta, è una partita con continui cambi di fronte. Adesso vediamo che è entrato un altro innesto del settore giovanile della Pesaro Rugby, Alex Ceccolini all'ala, è entrato al posto di Salvi, mi pare di vedere. È entrato anche Matteo Pierangeli in prima linea. Niccolò Triglia in seconda linea. Bel calcio di Joubert che rimane in campo, Pesaro chiamata a salire e a riposizionarsi. Di al centro, bravo Del Bianco a recuperare, a non mancare. Adesso Coppari in ritardo sul suo diretto, però Erbolini non molla. Veramente un mastino contro il diretto avversario. E adesso è l'Accademia che fa la differenza sull'out di destra. Un bel placcaggio di Gioari, palla per il giocatore portato fuori, si riprende con una touch per Pesaro. Buona difesa, anche se sempre in inferiorità numerica, diciamo, questo di sempre andare a recuperare indietro e perdere terreno. E forse anche qui l'Accademia che la gioca male sull'out di destra. Per sua fortuna non l'ha scaricata prima la palla, mettendo un po' troppe linee di corsa di taglio, nessun giocatore che raddrizza, che fissa la linea difensiva pesarese, di conseguenza facile per Pesaro scalare e portare il giocatore in out. Tusci da mettere subito in cassaforte, vediamo, secondo blocco invece ecco che la perdiamo, quindi è Pesaro che deve riposizionarsi in difesa. Bravo, bravo a posizionarsi Del Bianco. Ennesimo errore dell'Accademia che butta via la palla e Pesaro dovrà ripartire da una touche. L'Accademia ha grandi doti tecniche e fisiche, ma si vede che ancora deve mettere a posto organizzazioni, tempismi, timing d'attacco. E deve rodare tanto, però sicuramente una buonissima squadra. Ennesimo lancio sbagliato e questo potrebbe costare caro la Pesaro Rugby, visto che l'Accademia recupera, arriva un passo dalla linea di meta, non si possono commettere questi errori, soprattutto in quel punto del campo. E adesso pick and go per l'Accademia, Pesaro difende al meglio vicino alla rack, vediamo se Pierangeli pratica, vantaggio per l'Accademia. Intanto gran superiorità numerica a largo per l'Accademia. E vediamo se deciderà di utilizzarla, in questo caso è Pesaro che riesce ad annullare la meta, ma credo che si ripartirà da là perché si trattava di un vantaggio per l'Accademia. Anche in questo caso Pesaro graziata.
Si riparte con una touche sui 5 metri, Accademia pericolosa, è una pasta Pesaro Rugby che adesso deve difendere alla morte per cercare di evitare la meta che le costerebbe il sorpasso dell'Accademia. Pesaro che sembra un po' essersi addormentata in questo momento, l'Accademia che riparte con la sua mola avanzante che Pesaro in qualche maniera riesce a fare crollare, e Pesaro però che riesce a contrastare grazie a McCann e al capitano Villarosa. Capitano e vice capitano. Ed ora adesso il Coppari che va un po' morbido al placcaggio, riesce a fare qualche metro l'Accademia a largo, vediamo se riesce a placcare in extremis. Ancora vantaggio per l'Accademia. E meta. Ed ora bellissimo sfondamento centrale per l'Accademia e per il pilone destro Drudi, se non sbaglio. Un'azione di potenza che ha permesso all'Accademia di trovare la seconda meta di giornata. Una presa del rugby che sta iniziando a subire un po' troppo gli impatti fisici sugli uno contro uno, non riesce più a imporre il proprio fisico, la propria, specialmente in difesa. Di conseguenza tutto è più difficile quando permette alla squadra avversaria di essere sempre costantemente in avanzamento, avere palloni e possessi di qualità da giocare. Bisogna sempre andare a rincorrere, indietreggiare per provare a difendere. È uscito il pilone Pierangeli, è entrato De Leo, pilone destro. Ed ora silenzio per la trasformazione. Che c'entra i pali. C'entra i pali, quindi Accademia che si porta sul 12-7. Una Pesaro Rugby sicuramente calata in questa seconda parte, forse anche tanti innesti che ancora non hanno confidenza con la categoria e sicuramente devono mettere ancora tanti minuti nelle gambe per poi poter dirla loro. Però più che giusto farli provarli a giocare in queste partite di test match, in queste prove. Assolutamente sì, anche perché il campionato sarà lungo, ci sarà bisogno davvero di tutti e quindi sono partite più che importanti per tutti i ragazzi. Bravo Bertazzini a eludere la difesa pesarese e l'Accademia che avanza. Coppari che va alto al placcaggio, subisce un po' l'avversario, ora è l'Accademia a fare il suo, a ritrovarsi maggiormente con il gioco alla mano, ad affrontare e a sfidare i pesaresi sull'uno contro uno. Molto molto bravo, molto bravo. Adesso il numero 7 dell'Accademia a pestare sulle gambe e Pesaro ad avvicinarsi alla meta. Un po' poco presente sugli impatti fisici, dobbiamo aumentare la presenza lì vicino a far sentire la nostra fisicità. Stiamo iniziando a subire un pochino troppo. Tanto ottima partita del numero 16 dell'Accademia che sta portando avanti un sacco di palloni. Sempre in un buon possesso, sempre di qualità. Ora ennesima punizione per l'Accademia, nel momento Pesaro si è seduta dopo la sua prima meta, dobbiamo dire la verità, forse anche tanti cambi, però l'Accademia non ci stava. Garbo! Tornare da Pesaro con una sconfitta, quindi Garbo! Ha continuato a macinare. Tu stai?
Ed ora l'ennesimo cambio fra le file dei pesaresi, entra il talloner Marco Giunti, sembra. Luque! Luque! Petros, lavorare insieme! Lavoro insieme! Altra pausa acqua, ormai la partita è agli sgoccioli. Vai, su! Garbo! Push nei 5 metri per l'Accademia. Vediamo se adesso Pesaro riuscirà a contrastare la mol dell'Accademia. Fino a qui sempre molto un'arma molto utile nell'arsenale dell'Accademia. Secondo blocco, Pesaro un po' lenta forse a contrastare. Infatti la mol avanzante. Ed ecco che esce, purtroppo errore un po' banale per la Pesaro Rugby, che non si accorge del giocatore dell'Accademia che esce. Questi sono errori che si pagheranno cari in stagione, non potremo di certo permetterci. Io ho 41, però mi piace tutte le torte, mancheranno 5-6. Una partita agli sgoccioli, però Pesaro ha mollato un po' troppo presto, perché comunque è vero che il risultato conta fino a un certo punto. Una partita dura comunque 80 minuti. Luque, ogni tanto una più, ho sempre con una più, lo scarico, ok? Maurizio, stai qua sull'ala, lavoriamo il calcio d'inizio. Peruzzo al calcio. Partita che termina qui e che quindi finisce sul 17-7 per l'Accademia. Una gara davvero buona per la Pesaro Rugby, che conclude qui quindi i suoi impegni prestagionali. Appuntamento a tutti i tifosi della Paspa Pesaro Rugby, quindi il 14 ottobre in casa alle 15:30 contro la Primavera Roma. Grazie e buona serata a tutti. Vi aspettiamo il 14. Con Nicola Mazzucato al termine dell'ultimo test match prestagionale della Paspa Pesaro Rugby, oggi una sconfitta 17-7 contro l'Accademia Federale, però una sconfitta che in sé forse dice poco. In realtà una Paspa Pesaro Rugby che di fronte ad una squadra davvero talentuosa, una Paspa che ha dato tutto in campo ed è andata abbastanza bene. Sì, era la risposta che avevo chiesto ai ragazzi di avere dopo una preparazione, una pre-season con alti e bassi nelle partite che abbiamo affrontato. Quindi sono soddisfatto per l'atteggiamento. Hanno preparato bene la partita perché sapevano che di fronte avevano i migliori talenti under 20 nazionali. Quindi l'hanno preparata bene e mi è piaciuta l'attenzione che hanno avuto soprattutto il primo tempo, nelle fasi di gioco, in difesa. Siamo mancati forse un po' nell'individuale, sull'impatto uno contro uno, però ho avuto delle buone risposte per preparare la partita, la prima partita di campionato contro la Primavera. Ecco, una fase difensiva davvero buona, sono riusciti anche a riposizionarsi sempre abbastanza velocemente quando l'Accademia contrattaccava. Sì, abbiamo lavorato questa cosa in settimana e oggi sono riusciti a farla bene. C'è ancora da lavorarci sopra su alcuni aspetti, però sono abbastanza soddisfatto.
forse da crescere un po' in attacco, dove la Pesaro Rugby forse a volte per troppa foga ha buttato via il pallone cercando offload complessi o piuttosto cercando dei calzetti troppo difficili. Sì, naturalmente si vincono le partite se si fanno i punti. Intanto cerchiamo di non prenderne e adesso ci concentreremo anche sul fatto di farne qualcuno di più. Una buona partita dove anche tanti nuovi innesti hanno fatto vedere il loro valore e qualche giovane che comunque ha fatto vedere che sgomiterà durante la stagione per trovare il suo spazio. Sì, c'è un po' più di competizione quest'anno, però c'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto da parte dei giovani, però si stanno impegnando, quindi vedremo nell'arco del campionato come sarà questa competizione tra giocatori interni. Ora 2 settimane di pausa, poi si prende il via il campionato il 14 ottobre alle 15:30 contro la Primavera Roma. Che campionato sarà? Non conosco il campionato di Serie A, non conosco le squadre che andiamo ad affrontare, a parte quelle che hanno giocato con noi l'anno scorso. E quindi sicuramente sarà molto duro. Ci sono squadre che sono tanti anni, sono parecchi anni che militano in Serie A, quindi forse saremo noi la squadra in difficoltà come le altre neopromosse. Però penso che nel nostro girone, nel girone 3, non ci sia qualche squadra fuori portata, che sia abbastanza equilibrato. Sicuramente noi siamo nella parte metà bassa che dobbiamo lottare per la salvezza. E quindi adesso vedremo, poi gli equilibri secondo me si inizieranno a vedere verso dopo le prime 3-4 partite, dopo il primo break di pausa a novembre. Sarà allora importante partire subito col piede giusto il 14? È fondamentale per noi, abbiamo 4 partite di fila, e di cui 2 in casa e 2 fuori consecutive, quindi per noi è fondamentale fare punti. In casa è importante, ma dobbiamo cercare di farli anche fuori. In bocca al lupo e grazie. Crepi il lupo, grazie a voi.